Salve care amiche ed amici, ecco che ci ritroviamo un'altra volta. Oggi è venerdì 23 dicembre 2016, care amiche ed amici, domani sarà la vigilia del Santo Natale. Io già vi ho fatto un video per augurarvi un felice e prospero buon Natale e un felice e prospero anno nuovo 2017. So, dearest friends, have a good Christmas Eve 2016 and have a good new year 2017, and of course this Sunday have a good and happy Christmas 2017. Thank you for following me from all the country outside Italy. I know a lot of you don't speak Italian and don't speak English, but I have a lot of viewers that are from countries of Asia, Africa, Oceania. Quindi, tradotto al vernacolare, un momento. Tradotto, mi sono scordato di mettermi l'opicacinas. Tradotto al vernacolare, care amiche ed amici, vi auguro di avere una felice vigilia di Natale sabato, cioè domani, un felice Natale di domenica, e poi in anticipo vi faccio una seconda volta, se non una terza, gli auguri per un felice e prospero anno nuovo 2017. Detto questo, vediamo, perché poi mi costa una cifra caricare il video, di che cosa possiamo parlare adesso come temi di attualità, perché ancora non ho preparato nulla di letterario. Però non è colpa mia, non ho tempo, e poi voi non mi chiedete nulla. Comunque, se proprio lo volete sapere, io sto rileggendo questo volume, tutti i racconti di Howard Philip Lovecraft 1927-1930, che sono i racconti che commenta un mio amico youtuber, che adesso non mi ricordo come si chiama perché io mi scordo i nomi, ma col quale comunicavamo molto nel passato, e lui sempre commenta i racconti di Lovecraft. Quindi un momento che vediamo se lo trovo nel computer, perché così, tanto per citarlo, è veramente una cosa avere questi lapsus di memoria, ma io non voglio editare il video. Allora vediamo se lo riesco a trovare, che lui come me è un patito di Howard Philip Lovecraft. Si tratta, ecco qua, si tratta, adesso non starò a filmare il canale perché poi mi si scompone l'inquadratura, ma si tratta del nostro amico Pietro Trevisan. Quindi io ho riletto i primi due libri, perché la Mondadori ne ha stampato i racconti completi, almeno di questa serie, in 4 tomi, e sono arrivato qua per il momento del terzo, perché ho interrotto per settimane la lettura, ma sono arrivato al terzo tomo. Mi mancano le opere che sono il clou di Lovecraft,
che è il quarto tomo, cioè che è questo. Questo per me è il volume più agghiacciante e anche il più pesante, perché come potete vedere c'è una differenza fra i due tomi impressionante. Già questo è molto grande, ma questo c'ha circa 760 pagine, come il Nuovo Testamento. Invece quest'altro ce ne ha 576. Questo è dovuto non perché ha più racconti l'ultimo tomo, ma perché sono molto più lunghi i racconti. E già questo tomo c'ha dei racconti lunghi. Il secondo tomo c'ha dei racconti a volte di lunghezza intermedia, qualcuno raro largo, ma non come nel terzo tomo, né men che mai come nel quarto, dove ci sono anche tante collaborazioni e opere pubblicate postume. E nel primo volume invece ci sono raccontini molto corti. Allora, parlando di Lovecraft, un mio saluto al nostro amico Pietro Trevisan. Caro Pietro Trevisan, se guarderai questo video, io ti saluto e ti auguro un buon Natale, una buona vigilia di Natale e un felice anno nuovo a te e a tutti i tuoi cari. Allora, la notizia del giorno: che sono riusciti ad abbattere il terrorista che avrebbe compiuto la strage in Germania. Lo sono riusciti ad abbattere per casualità, perché non si è voluto fermare un controllo, anzi, non contento di scappare, ha ingaggiato fuoco con la polizia italiana. Per fortuna che il nostro poliziotto è risultato quasi illeso, cioè ha avuto una grave ferita, ma dalla quale si è potuto recuperare, e per fortuna è stato abbattuto il criminale, anche se io avrei preferito la sua cattura con vita, perché così avrebbe potuto parlare di tutti quelli che facevano parte della sua organizzazione. E invece in questo modo purtroppo si dovrà continuare a investigare a che cellula apparteneva e quali erano gli oscuri disegni, le impenetrabili trame, gli orditi che facevano parte di questa cellula impazzita e terrorista. Quindi purtroppo non si è riusciti a arrivare alle fonti di quello che volevano fare questi signori, per il semplice fatto che uno di loro è morto. Ha preferito farsi ammazzare, perché sapeva che se reagiva sparando, lo avrebbero abbattuto, anche perché era in inferiorità numerica. Quindi per me è stata una forma di non farsi catturare con vita. Non so se sperava di potersela cavare ammazzando a tutti, ma forse nella sua mente decerebrata da terrorista e da assassino pensava di poterla fare franca. Invece lo hanno abbattuto. Questo dimostra come la nostra polizia sia efficace, sia efficiente, addirittura più della tedesca. Certo, bisogna rispettare i nostri uniformati, i nostri agenti pubblici, i nostri poliziotti, perché bisogna dargli un migliore stipendio, bisogna dargli migliori equipaggiamenti, uniformi, armi, rifornimenti di idrocarburi, di energia, macchine, elicotteri. Ma questo non significa che un semplice agente della stradale, fra virgolette semplice, o un semplice poliziotto
non possano detenere il crimine, perché questo dimostra che tutti i nostri agenti, polizia stradale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, chi più ne ha più ne metta, gendarmeria, capitaneria di porto, sono tutti formati. Infatti Beppe Grillo a volte le dice di cose giuste, a volte le spara un po' a vanvera. Lui dice: non si può far rischiare i nostri poliziotti mandandoli a lottare contro il terrorismo. È una bufala, prima di tutto, perché non è che li mandi a lottare contro i terroristi, nel senso che non è che sai che quello è un terrorista e gli mandi il poliziotto, magari la stradale. La stradale fa dei controlli sulle strade e dirige il traffico. Certo, deve essere allenata per affrontare ogni circostanza, come infatti si è rivelato. Ma non è che li mandi a lottare quelli della stradale contro i terroristi. Succede che ogni forza dell'ordine c'ha il suo ambito. La guardia di finanza deve controllare le finanze, ma è anche armata, e nel caso debba, come polizia paramilitare, se non mi sbaglio, come sono i carabinieri, controllare qualcuno per la strada per vedere se c'ha degli antecedenti penali e se è un possibile pericolo per se stesso e per gli altri, lo possono fare. Quindi Beppe Grillo deve aver visto troppi film di James Bond, dove ci sono solo agenti segreti 007 con licenza di uccidere che vanno a stanare nei loro covi i terroristi e a neutralizzarli. Invece, caro Beppe Grillo, di dire cose sparate ogni tanto a caso, ti devi informare e devi sapere che ogni nostro agente è preparato per affrontare la contingenza nella quale si trovi. Quindi è logico che non vanno già con il pregiudizio: fermo questa macchina perché è piena di terroristi. No, quelli della polizia stradale magari hanno visto nella macchina di questo terrorista che c'era un farolino rotto, oppure che conduceva un poco sbandando. Avranno pensato: o c'ha le ruote lisce o è ubriaco. Avranno visto una irregolarità nella macchina che stava conducendo, oppure era un ceffo strano, non si sa. Quindi gli hanno chiesto di fermarsi per un controllo di routine. Non è che hanno pensato: è un terrorista connesso a questa cellula che ha fatto l'attentato in Germania. Magari non avevano questa preoccupazione in testa. È stata la reazione del criminale, dello stragista, del terrorista, del mass murder che gli ha fatto reagire. Loro si sono dovuti difendere dagli spari di questo criminale. Non è che lo Stato manda i poliziotti, la stradale, i carabinieri, la guardia di finanza contro i terroristi. No, ci abbiamo dei gruppi speciali, dei reparti speciali in Italia, come i Rossi, GIS, tanti altri, per dirci, la Digos, che ne so, che già attraverso la Farnesina, il ministro degli interni, il ministero degli interni, il ministero degli esteri, la Farnesina, eccetera, e in collaborazione con tutta Europa e con tutto il mondo, con l'Interpol, eccetera, processano dati, fanno opera di intelligenza e anche di spionaggio nel campo per riuscire a rintracciare i criminali internazionali, i terroristi, ma anche i criminali italiani, i mafiosi, i contrabbandieri, quelli che vuoi. Quindi non è che si manda la polizia, il poliziotto inerme a stanare i terroristi, come dice Grillo. A parte che la nostra polizia
anche la polizia stradale è di tutto rispetto, e io me ne vanto come cittadino italiano, perché ce la stimano anche in Europa, quindi un motivo ci deve essere. In Germania non sono cretini, in Inghilterra non sono stupidi, in Francia non sono degli idioti, neanche in Russia, perché abbiamo fatto degli allenamenti congiunti con la Russia, con i cinesi, nella NATO, hanno apprezzato anche in Russia la nostra polizia, le nostre forze dell'ordine, quindi probabilmente anche che è una rama della polizia, la polizia stradale. Sono allenati, sono preparati, sono andati a istruire la polizia a Nasiriya, quindi non è che non abbiano esperienza o che non possano contrarrestare l'attacco di un terrorista. Ed è anche falso che lo Stato li usi per combattere il terrorismo. Lo Stato c'ha delle risorse e dei ricorsi per combattere il terrorismo e degli agenti opportunamente allenati e preparati, caro Beppe Grillo, che operano nel campo da molto prima che ti venisse in mente questa scemenza, perché tu di cose giuste ne hai dette, ma ne hai dette anche di cotte e di crude, di tutti i colori. Il fatto è che non è che puoi trasformare tutti i poliziotti, tutti quelli della stradale, tutti i gli investigatori, come dire, anche i tenenti, coronelli, che ne so, i carabinieri, metronotte, tutti li puoi trasformare in spie e in agenti antiterrorismo. Nelle città, negli incroci, ci sono, caro Beppe, poliziotti, carabinieri, vigili urbani, come a Roma. Allora il terrorista passa, magari ha rubato un'automobile, la gente della stradale lo ferma, il vigile urbano, chiedendo documenti per sapere se effettivamente, come rivelato dal computer nella pattuglia, nella volante, nella gazzella, effettivamente quello è un veicolo rubato oppure risulta una coincidenza, magari una targa vecchia che ha lo stesso numero di una targa nuova. Allora fermano il sospettato, ma non è che li possano appuntare con un mitra. Gli dicono: per favore, si accosti alla banchina, venga da questa parte. Allora, se una persona che ha sangue freddo, non ha nulla da temere, magari si può trattare pure di un terrorista, ferma la macchina, dà i documenti, non desta sospetti e se ne va addirittura. In questo caso è successo che l'hanno fermato, cioè gli hanno intimato di fermarsi per fare un semplice controllo di routine, come fanno a qualsiasi cittadino, tanto italiano come straniero, non sapevano che era un terrorista. Questo non si è fermato, ma ha anche aperto il fuoco. Allora, a quel punto, per difendersi, perché già avevano ferito uno di loro, l'hanno dovuto abbattere. Ma quante volte anche succede che vogliono fermare un automobilista italiano e questi non si ferma al controllo perché sta scappando dopo aver fatto una rapina, un omicidio, uno stupro, violenza di genere? Quindi succedono le stesse cose. La gente scappa perché evade un controllo di alcolemia, la polizia lo insegue e magari, ubriaco e tutto, se c'è il porto d'armi, inizia a sparare. È successo che un ubriaco, per evadere un test di alcolemia e che non gli ritirassero la patente in forma permanente, ha voluto uccidere i controllori stradali, quindi i vigili urbani, la polizia stradale. Succede che quando ti sparano e tu sei una forza dell'ordine, non importa di quale forza, di quale arma, tu lì per lì non puoi stare a pensare: mi sta a sparare perché non ha la licenza di condurre, perché non ha la patente, perché non ha pagato il bollo, perché ha rubato la macchina, perché la macchina non è sua, perché è ubriaco e gli ritirerebbero la patente, perché ha appena finito di ammazzare sua moglie, perché ha rubato, perché sta scappando da uno scippo in villa, perché ha rapinato una persona. Possono esserci tutte quelle eventualità.
può anche essere che sia un terrorista internazionale, e tutte quelle eventualità lo conducono a reagire sparando per non farsi catturare. Ci sono persone che cedono il tasso alcolico per non farsi ritirare patente e macchina, sparano. Voi non ci crederete, ma è successo tante volte, e non solo in Italia, negli Stati Uniti, che tutti vanno armati, quando sono ubriachi fradici iniziano a sparare. Allora, caro Beppe Grillo, magari lo Stato dovrà fare di più e meglio contro il terrorismo, d'accordo, te lo concedo, ma non è che lo Stato manda avanti i poliziotti e i carabinieri e i vigili urbani contro il terrorismo. Succede che ci sono situazioni contingenti nelle quali fermi una macchina, quello scende e spara, allora scopri che era un terrorista. Magari gli avrebbero solo fatto una multa perché un faretto retrovisore, uno specchietto retrovisore o un faretto della macchina erano difettuosi. Magari aveva i vetri polarizzati, gli facevano una multa perché non sarebbe lecito avere dei vetri polarizzati. Chissà, magari per un'infrazione minore da 50 euro di multa lo andavano a fermare. E lui non aveva né documenti né nulla di licenza di condurre, non aveva neanche i documenti dell'auto, era un'auto rubata, magari loro non sapevano che era un'auto rubata e non sapevano che era un terrorista. Quindi certe volte i terroristi si scoprono per casualità, e soprattutto li tradisce la loro violenza e il loro nervosismo, perché rispondono con la violenza. Se magari il tipo si fosse fermato e si sarebbe comportato civilmente, gli avrebbero fatto una multa a nome di un'identità falsa, quindi neanche l'avrebbe pagato, e se ne sarebbe ritirato con calma. Invece magari neanche lo stavano cercando, gli avrebbero fatto un'infrazione minore, però visto che ha reagito così, quindi non è che puoi sostituire tutte le forze dell'ordine, polizia, guardia di finanza, carabinieri, Digos, GIS, rosse che ci sono per le strade in Italia, con agenti antiterrorismo. Se no bisogna sospettare di terroristi tutti quelli che conducono autoveicoli, automotori, biciclette, motociclette, camion, automobili e camionette, non si può, rimorchi eccetera, carretti a cavallo. Invece no, lo Stato potrà fare di più e meglio, però c'ha i suoi strumenti per fare di più e meglio. Non crediamo a tutto quello che ci viene in mente, a volte riflettiamoci, caro Beppe Grillo, perché tu hai delle idee molto geniali, però ogni tanto le spari. Non so se le spari perché tu stesso ci credi o perché vuoi fare gancio nell'opinione pubblica. Se per quest'ultima ragione, ogni tanto risparmiacele, perché non si può fare politica sulle cazzate. Poi cazzate che potevano finire male, perché potevano morire i nostri agenti, e sul terrorismo non si scherza, perché i terroristi non scherzano mica, capito? Vabbè, poi un'altra cosa che è successo, e io non lo so, la nostra politica sempre si degrada sempre di più, e quindi si arriva a degli estremi in cui neanche i comici possono fare ironia sulla politica. Giusto Crozza ogni tanto trova delle battute che fanno ridere, ma ormai i politici si sono ridotti a essere dei comici, a tal punto che i comici si sono ridotti a essere politici. Questo è colpa dei politici della Seconda Repubblica, che hanno detto e fatto tante cose assurde, hanno detto tante barzellette, hanno fatto tante cose assurde, da lasciare il posto a comici che sono entrati a fare politica. Beh, siccome sarà largo da editare il video e non mi viene in mente null'altro, per il momento vi lascio.
Non scordate di guardare i miei video, di dargli like, di commentarli. Io voglio fare uno sponsor time, per quello commentate i miei video, così io leggo i commentari e so che voi volete essere sponsorizzati. Iscrivetevi al canale, però soprattutto commentate i miei video dicendo sponsorizzami, e poi commentate quello che pensate del video. Più video commentate, commentando il contenuto del video e chiedendomi di fare uno sponsor time, più sarà possibile che io vi includa prioritariamente nella lista. Poi AdSense ha accettato la mia iscrizione, è una novità che vi volevo dire. Allora ho subito monetizzato il mio video, che per primo ha raggiunto le 100 e superato le 100.000 visioni, forse starà a 101.000 visioni, che è come sturare il lavandino. Però non ha monetizzato abbastanza, e figura che a me mi corrisponderebbero 70 o 80 centesimi di dollaro. Che cazzo di monetizzazione è? Mi dicono che si possono adesso, mi dicono, monetizzare non più di 4 video. Prima te li facevano monetizzare tutti, cavolo, adesso ti dicono che ne puoi scegliere 4 di monetizzare. Allora ho monetizzato quello che aveva superato le 100.000 visioni, e adesso mi dicono che fra tutte le pubblicità che hanno messo, io non ho raggiunto non ho superato i 100 dollari lordi, perché devono essere più di 100, perché loro ti diano il 60% di 100 dollari, perché poi alla fine YouTube si detrae qualcosa e ti danno 60. Quindi non ho raggiunto, in effetti, anche se ho superato le 100.000 visioni, non ho raggiunto i 100 dollari, e non mi danno niente, perché secondo i loro calcoli mi corrisponderebbero ancora centesimi di dollaro, non dollari, neanche 2 o 3 dollari, centesimi. Vabbò, io contavo di almeno avere, perché vedevo che arrivava alle 100.000 visioni, contavo di avere 100 dollari subito, cioè 70 euro circa. Invece no, neanche 60 dollari mi danno, detraendo quello che YouTube si trattiene, il 40%, e non mi danno un cavolo. Allora vabbè, poi qualcuno mi dovrà spiegare come funziona meglio questo, ma è andato per tempo. Prima ho richiesto di iscrivermi a AdSense, mi hanno mandato un codice via SMS al cellulare, io ho messo il codice, loro hanno considerato la mia richiesta, poi mi sono potuto iscrivere al sito di AdSense. Poi oggi credo entro e vedo che posso monetizzare i video, però con mia grande sorpresa c'è un limite di 4 video da monetizzare per il momento, quando prima potevi richiedere di monetizzare tutti i video che facevi, pure se ci avevano 2 visioni. Allora monetizzo quello che ha superato le 100.000 visioni, e mi dicono che in tutti questi anni ha raccolto dai 78 agli 80 centesimi lordi, altro che dollari. E quindi a me qua dai 4 agli 8 centesimi mi dovrebbero dare, o magari mi darebbero 40 centesimi, non ci ho capito una mazza, però non è quello che mi aspettavo. Siccome il video c'ha qualche anno, non so se 2 o 3, allora fra quando quel video mi genererà 100 dollari? Fra 8 anni, campa cavallo che l'erba cresce. Vabbè, allora vi lascio, perché è abbastanza larghetto questo video, poi con la filmatrice mi viene un casino questo video. Ciao cari amiche ed amici, e mi raccomando, buona vigilia di Natale, sabato che viene questo, e buon Natale domenica. Forse farò un video per la vigilia dell'anno nuovo, o per l'anno nuovo, o dopo l'anno nuovo 2017. State in attesa, stand by me. Ciao, il vostro Sant'Enchan.